panchina del Chieti ci fosse seduto Giorgio D'Urbano, allenatore della nazionale femminile di sci, oggi staremmo esultando per questa sorta di discesa libera verso i bassi fondi della classifica che sembra non conoscere ostacoli. Ma visto che parliamo di calcio e non di sci, allora la sequenza dei risultati negativi che colleziona il Chieti deve cominciare a preoccupare. Anche ieri nella trasferta di Catania, i neroverdi, nonostante l'iniziale vantaggio, hanno subito per l'intero arco della partita la pressione degli etnei, pressione che si è concretizzata alla fine con ben 3 palloni messi alle spalle di Musarra. Ma la sconfitta è la logica conseguenza di un atteggiamento tattico errato, tutti in difesa a difendersi per strappare un risultato che fa classifica, senza più provare ad attaccare, è normale che gli avversari prima o poi un gol lo trovano. In questo caso la capolista Catania ne ha trovati addirittura 3. Ed ora passiamo alla cronaca. Dopo una ventina di minuti di studio, al 23esimo arriva improvviso il vantaggio del Chieti. Cross di Zaccagnini, Monaco si fa trovare impreparato, la palla arriva nei piedi di Terzaroli che fulmina da distanza ravvicinata l'incolpevole Bifera. Il gol paradossalmente galvanizza il Catania. Da questo momento in poi assistiamo all'assalto di Fortapace con tutti i neroverdi in area a difendere il vantaggio. L'azione più pericolosa dei padroni di casa nei primi 45 minuti si registra proprio allo scadere, quando una punizione di Marziano dal limite dell'area è bloccata con difficoltà da Musarra. Nella ripresa non si cambia registro, anzi il Catania attacca con maggior veemenza e dal 20esimo trova il gol del pareggio, punizione dal limite con Margheriti che disegna una parabola perfetta. Angelo Ratti prova ad apportare alcune variazioni alla formazione, fuori Andreotti e Sgherri e dentro De Cresce e Di Matteo, ma sono ancora i siciliani a passare al 32esimo, Lugnan di testa riesce a servire Marziano, pallonetto di quest'ultimo che non lascia scampo al numero 1 neroverde. Sulle ali dell'entusiasmo il Catania continua ad attaccare un Chieti ormai ridotto alle corde, 37esimo, Passiatore entra in area ma Musarra devia in calcio d'angolo. In pieno recupero arriva anche il terzo gol degli etnei, Passiatore lancia Lugnan che con un tocco morbido spiazza Musarra. La partita finisce qui con il Catania che si ritrova capolista solitaria mentre il Chieti entra in piena zona play-out. Sarà fondamentale il recupero di domenica prossima contro il Trapani, in caso di sconfitta si aprirebbe una profonda crisi in casa neroverde.